Buongiorno a tutti, allora siamo in prossimità della fine di queste vacanze e spero che vi siate divertiti e abbiate preso abbastanza sole. Io ho cercato di prenderne in abbondanza, non sono totalmente soddisfatto del risultato, però è andata bene anche per me. E niente, oggi come al solito io farò una parte pratica, parlerò della muscolatura del tricipite brachiale, mentre il nostro dottor Mariani... Sì, io Stefano mi riallaccerò sempre all'allenamento perché ovviamente nel periodo estivo tutti mangiamo della frutta, ma in realtà ci siamo mai chiesti di quale frutta mangiare prima dell'allenamento o eventualmente che tipo di frutta mangiare subito dopo un allenamento, sappiate che la frutta non è tutta uguale. Sicuramente è ricca di vitamine, è ricca di sali minerali, però contiene anche zucchero. È possibile mangiare qualsiasi tipo di frutta? Sì, però dobbiamo fare attenzione. Innanzitutto ci si deve allenare a digiuno. Ad esempio, che cosa mangiare dopo l'allenamento? È possibile mangiare qualsiasi tipo di frutta, anche la più zuccherina, come una banana, come un kaki, come un kiwi, come delle ciliegie. Invece, lontano da un allenamento, sicuramente si dovrebbe optare per una frutta il cui quantitativo di zucchero è sicuramente basso, come ad esempio una mela, la mela verde, che appunto è l'ideale per soggetti diabetici, per una pera, per un avocado, per i frutti rossi, per un ribes, per ananas, per delle fragole, per il cocco. Quindi c'è una grossa varietà di frutta che può essere mangiata. La frutta può essere mangiata, per rispondere alla domanda del nostro telespettatore, anche sicuramente dopo i pasti, perché ciò dipende dal soggetto. Una cosa molto importante: non abusate di frutta, perché un abuso di frutta sicuramente vorrà dire aumento dei trigliceridi, perché il fruttosio è uno zucchero che viene metabolizzato dal fegato e che quindi utilizza una via metabolica differente da quella del glucosio. Quindi frutta sì, ma con moderazione. Ragazzi, noi come al solito ci vedremo la settimana prossima e vorrei in chiusura rispondere ad una domanda che ci ha posto un nostro spettatore dicendomi: ma è vero che la frutta dopo i pasti non va mangiata? Io rispondo: assolutamente no, bisogna vedere che tipo di soggetto noi abbiamo davanti, più che altro se quel soggetto ha un intestino più o meno sensibile che può tollerare o meno la frutta. In alcune circostanze, però, in caso di alcune patologie, la frutta non va assunta dopo i pasti. Perfetto, io ad esempio sono un soggetto che dopo pranzo mangio sempre un po' di frutta e personalmente non ho alcun problema, come il dottor Mariani mi consiglia sempre. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e mi raccomando, seguiteci, cliccate mi piace e condividete il video con i vostri amici e parenti. Ciao, ciao ragazzi!